Buongiorno, la mia relazione era incentrata sull'inquadramento nosologico del versamento pleurico e della possibilità di associare, diciamo, effettuare una sinergia con i chirurghi toracici per gestire ambulatorialmente i pazienti con versamento pleurico che vengono inviati dal territorio, quindi per permettere una diagnosi differenziale della patologia e conseguenza riuscire a intercettare pazienti non chirurgici da trattare poi in ambulatorio e di aiutare quindi i colleghi chirurghi per supportarli nella gestione e nell'inquadramento del versamento pleurico, determinando quindi una, diciamo, riduzione di costi per l'azienda, dei ricoveri nei reparti internistici e della riduzione dei, diciamo, tempi d'attesa e del work-up terapeutico.